Buongiorno a tutti e grazie a Guida Viaggi per averci coinvolto in questa interessante iniziativa. Io sono Fausto Baldin, amministratore delegato e responsabile commerciale di Carditalia Tour Operator, un operatore specializzato nella destinazione Grecia dal 1995. Quest'anno ricorrono i nostri 25 anni di attività. Come stiamo usando il nostro tempo in lockdown? Beh, innanzitutto migliorando il nostro modo di lavorare in smart working. Questa sarà una dote che ci porteremo anche nel proseguo della nostra attività. Grazie allo smart working abbiamo gestito finora tutta la dinamica riferita ai voucher in modo molto flessibile e insieme alle agenzie viaggio. Cosa stiamo facendo? Stiamo estendendo, ove possibile, la validità fino al 31/12/2021 e sempre, dove possibile, consentendone la cedibilità. Come seconda cosa abbiamo messo in campo l'organizzazione di un ciclo di 6 webinar dove siamo andati a sviscerare le dinamiche e la conoscenza proprio del prodotto. 4 erano dedicati alle destinazioni, come le isole Ionie, la terraferma con le città di Atene e Salonicco, le isole Cicladi e la Grecia esclusiva, mentre 2 erano dedicati all'outdoor travel experience per il turismo, quello più dinamico. Non potendo viaggiare e andare in Grecia, abbiamo messo in campo anche una cosa molto che ha riscosso molto successo con le agenzie viaggio, che è un viaggio tra i sapori, un cesto composto da 14 prodotti tipici del territorio greco che facciamo arrivare direttamente a casa dell'agenzia o del cliente, personalizzandolo anche con dei messaggi che facciamo trovare all'interno del cesto. Come ultima cosa stiamo definendo la messa a punto di un prodotto che riguarda il turismo in Italia e precisamente in questa nostra bella zona dove ci troviamo, che è il Lago di Garda. Cosa possiamo dire? Fin quando non ci saranno regole certe in Italia e in Europa, non possiamo sapere quando e come torneremo a viaggiare. La cosa che ci conforta è che qualcosa di buono da questa crisi uscirà fuori, perché come Carditalia immaginiamo un turismo molto più consapevole e molto meno low cost, e questo sarà un punto a favore per noi e per le agenzie viaggio, che vedranno valorizzate molto di più il loro lavoro e la loro professionalità. Nella speranza quindi di ripartire al più presto per la nostra amata Grecia, mando un saluto a tutti e un ringraziamento. Ci vediamo presto.